Un nuovo centro di accoglienza per le persone più bisognose nella struttura di Santa Teresa a Ravenna, la Casa della Carità. È una delle novità annunciate oggi da Monsignor Lorenzo Ghizzoni in occasione della celebrazione del patrono della città e della benedizione della prima pietra per il museo dedicato a Don Angelo Lolli. Oltre al nuovo centro di accoglienza, già operativo, troverà sede sempre all'interno del complesso di Santa Teresa anche la nuova mensa per i bisognosi, che affiancherà nel proprio compito la mensa di San Rocco entrando in servizio nei giorni di chiusura di quest'ultima. Su due piani, la Casa della Carità è nata negli alloggi una volta dedicati ai sacerdoti, oggi diventati storicamente pochi, anche perché a un tempo trovavano accoglienza a Santa Teresa sacerdoti da fuori territorio, da Faenza o Forlì, dove oggi sorgono altre strutture. 25 i posti a disposizione, 2 i piani, 2 refettori, una cappella. Non è un dormitorio, si tratta proprio di una struttura per le persone in difficoltà che decidono di vivere in comunità all'interno di Santa Teresa per un lungo periodo. Persone che vivono fragilità di vario genere, persone senza fissa dimora, persone con disabilità. Grande attenzione anche per le donne con figli. Normalmente si tratta di persone che entrano in contatto con il centro di ascolto Caritas. La mensa invece troverà spazio al piano terra di Santa Teresa, di fianco al refettorio e alle cucine dove un tempo sorgeva la foresteria. Locali oggi vuoti. L'ingresso probabilmente sarà in via Don Angelo Lolli. I lavori potrebbero partire a settembre non appena arriveranno gli ultimi permessi. Il refettorio, in 2 turni, potrebbe arrivare ad ospitare oltre un centinaio di persone. Nel primo periodo la nuova mensa sarà aperta nei giorni di chiusura del centro di San Rocco. Inizialmente quindi sarà aperta la domenica e un mese durante l'estate d'agosto. Il prossimo agosto, quando la mensa di San Rocco chiuderà, alcune persone potranno essere ospitate in seminario, per le altre verranno distribuiti i viveri.